ragazzi, oggi è una bellissima giornata autunnale. Andiamo a farci un giro con il Transalp. Andiamo in un posto particolare, in una strada scavata nella roccia che non è in Norvegia, non è in un qualsiasi posto esotico, ma è proprio qua in Italia, in Trentino. Venite con me. Siamo questo motovlog. Non ce la posso fare oggi, dai, non ce la posso veramente fare. La strada del Bondone è qua. Poi se guardate l'altro video, l'ultima volta che ci sono stato mi sono beccato una tempesta di neve, facevo un freddo glaciale. Sono 15 gradi qua giù in valle, su ce ne sono stati zero e nevicava, quindi sono tornato giù a manetta. Zona del Nosiola, grande zona vocata alla produzione dei vini. Come potete intuire dai nomi, l'asino, tutto vino. Piccola nota storica, per chi non lo sapesse, siamo in Trentino. Il Trentino fino al 1914 faceva parte dell'enorme impero dell'Austria-Ungheria. Per inciso, in Trentino si è sempre parlato italiano. Era una parte dell'impero austro-ungarico dove c'era una minoranza italiana. La parte che uno associa sempre a quelli che, italiani che parlano tedesco, è l'Alto Adige, che poi in realtà non parlano tedesco ma parlano Alto Atesino, che è un dialetto del tedesco. Un po' la differenza che passa tra l'italiano, non so, il dialetto napoletano stretto oppure il dialetto siciliano stretto. Magari se sei tedesco capisci qualcosa ma non capisci tutto, comunque non è tedesco, parlano Alto Atesino. Riprendono un po' tutti per culo perché non parlano bene italiano, non parlano tedesco, parlano solo questa qua, questo dialetto che però è nella loro tradizione ed è giusto che sia così secondo me. Ad ogni modo qua siamo in Trentino e qua si parla italiano al 100%. La conoscenza che ha la gente del tedesco è giusto perché gli serve per motivi di turismo e roba del genere, altrimenti non c'è la tradizione, ma anche nell'architettura c'è qualcosa che richiama l'Austria sicuramente, perché c'era comunque l'influsso, ma niente a che vedere con l'Alto Adige, lì vedi proprio che sei quasi in un altro paese, diciamo. Comunque, fino al 1914 questa zona qui faceva parte dell'impero austro-ungarico, dopo la prima guerra mondiale è diventata parte integrante del territorio italiano, c'è stata da parte di Mussolini anche una italianizzazione forzata, cosa non bella. E qui hanno cambiato tutti i nomi delle strade, delle piazze. Però insomma anche nell'architettura è rimasta un po' questa tradizione montana dei tetti in legno, dei balconi in legno. Questi posti qua, ecco, sembrano proprio Austria. Poi quando ti imbatti invece in tipiche costruzioni degli anni 70, dici ok, qua siamo in Italia. Ecco, noi praticamente andiamo su quella strada lassù che taglia a metà la montagna. Si vede già lì. E per quanto possa sembrare impossibile, ci sono due paesi, anche abbastanza abitati. Adesso non so quanti abitanti facciano, ma gente ce n'è. Invece quella montagna lassù, coperta dalle nuvole, quella lassù in fondo, quella è la Paganella. Dietro c'è Andalo e si scia. E adesso entriamo su questo meno paesino, Borgata di Bezzano, che fino a qualche tempo fa faceva anche comune, adesso fa comune di Valle Laghi. Hanno unito giustamente tre comuni perché erano veramente minuscoli. Minuscolo paesino però con un bel teatro, e ogni anno a novembre fanno una bella iniziativa che si chiama Mese Montagna. Il sabato sera e anche il mercoledì sera, se non sbaglio. Comunque se vi interessa andatevelo a vedere su Google, lo trovate, Mese Montagna. Invitano un sacco di personaggi famosi della montagna. È venuto Hervé Barmas, è venuto Messner, o comunque gente particolare. Qualche anno fa, mi sembra 2 o 3 anni fa, è venuto uno che ha attraversato il mondo in moto di Trento, adesso non mi viene il nome, comunque anche lui famoso. E è una bella iniziativa, veramente bello che comunque in un posticino così piccolo riescono a tirare personalità belle importanti. Ok, via Croz, adesso iniziamo ufficialmente la strada che porta su a Margone e Ranzo. Adesso andiamo su a... non ci fermiamo a Margone, anche se il panorama è meglio da Margone secondo me, che io conosco perché qualche anno fa volavo in parapendio, quindi era un posto dove andavo, non dico giornalmente ma spesso, perché mi lanciavo col parapendio. Ma andiamo a Ranzo perché c'è un panorama da fuoco sulla strada che porta a Ranzo e ci fermiamo un attimo a fare qualche foto, a fare qualche ripresa. Si vede da qua proprio la montagna, c'è un'autobotte che sale e da qua fa impressione se vedi proprio com'è tagliata. E la domanda che si fanno tutti, immagino, è come mai la gente vive lassù? Ma devo dire che in Trentino ci sono un sacco di posti in cui
se non sei di montagna ti viene a fare questa domanda. Sono delle valli talmente imbucate che sono magari 2 ore e mezza da Trento o a 3 ore dall'aeroporto più vicino, comunque connesse malissimo con strade rognose. La risposta è che quando una persona nasce in un posto poi si lega a quel posto, non ha voglia di andare via. Se no ci sarebbero sicuramente posti più comodi che questi 2 paesini quassù. Se ci porto mia madre qua già gli viene un infarto già qua. Qua c'è una foschia della Madonna, ma quello lì è il lago di Santa Passenza e laggiù in fondo c'è il Garda. Ecco, ora dopo questa curva iniziamo proprio la parte più esposta in assoluto della strada, perché poi rientra un po' dentro la montagna e si allarga un po', chiaramente seguendo la morfologia. Ma questa parte qua dovevano farla proprio così. Infatti fanno continuamente dei disgaggi, cioè mandano su delle operai specializzati che mettono queste reti. Come vedete qua il guardrail non è nemmeno troppo alto e questa è proprio la parte più psycho della strada. La cosa assurda è che su questa strada qui passano anche gli autobus. Adesso è una curva coperta, però qua è veramente assurdo, c'è un salto mostruoso. Adesso qua c'è una piazzola, magari. Ecco, quel saltino che ti fai se vai sotto e quello paesino abbiamo appena passato, Vezzano. Adesso andiamo avanti perché migliora dopo. No, scherzo. Sempre a suonare, perché qua c'è gente che la strada la fa ogni giorno e va giù come un pazzo. Qua piazzolina per l'elicottero. Qua in Trentino l'ambulanza, diciamo, viene utilizzata tanto spesso quanto l'elicottero, perché con le montagne io dico sempre che a 100 km in Trentino non sono mai ad 1 ora di distanza, e invece magari con l'elicottero in 5 minuti superi una montagna e ti risparmi 1 ora di strada. Ecco, adesso la strada migliora, quello era il pezzo un po' più da brivido. Poi però c'è un altro pezzo più avanti che sempre è simile, un po' più largo però, ma molto scenografico, perché mentre lì non avevi la vista, di qua ce n'hai abbastanza. Qua c'è la prima deviazione per Margone, che è il paesino, uno dei 2 paesini che si incontrano. Questo qua è il più piccolo, infatti qua 3 km ti dicono che la strada finisce, in realtà poi c'è una strada sterrata, come vi ho detto, che arriva il Garda. E guarda qua che panorama, ragazzi, c'è la foschia ma comunque è fantastico, eccezionale. Mi fermo qua perché qua giù, se non mi sbaglio, c'è una panchina. Ecco qua, qua c'è un panorama eccezionale veramente. Questo qua giù col castello è il lago di Toblino, quelli è il lago di Cavedine, laggiù c'è il lago di Garda. Tutta una valle glaciale, praticamente c'era questa enorme lingua di ghiacciaio che ha scavato questa valle, un po' scavato anche qua. Poi è stato tutto riempito con i sedimenti del fiume Sarca, che è quel fiume lì, forse si vede appena, che sbuca proprio da quelle montagne lì in mezzo, e è il principale emissario del lago di Garda. Quello là invece è l'altro paesino dove porta sta strada, che è il Ranzo. Colori tonali fantastici. La vecchia strada praticamente partiva da quel lago lì che vi ho fatto vedere col castello, e laggiù saliva piano piano, arrivava lì. Non so se è ancora carrozzabile, ma non credo. E quella è la valle di Cavedine, invece quella che abbiamo fatto all'andata, con tutti l'Asino, Stravino, Calavino. Questo però è un panorama unico, direi. Adesso facciamo l'ultimo punto psycho della strada. C'è proprio un tetto di roccia, rocce sporgenti, molto sporgenti. Ecco qua, c'è proprio il tetto di roccia, e lì c'è proprio il salto sotto. Questa cosa è rimasta a piedi, verso l'autobus. No, adesso qua giro perché non ho voglia di arrivare fino al Ranzo, che sinceramente non c'è molto da vedere. Però qua capisci bene che non è proprio il massimo volare di sotto. C'è la strada dove siamo passati prima, quella. Allucinante. Benvenuti in Trentino. Potrei chiamarlo Only in Trentino questo video. Veramente un capolavoro l'architettura. Trovi mica una roba del genere dovunque. Faccio una foto al volo qua. Bam bam, figata. E anche sto lago qui sotto è spettacolare. Minchia che salto. Penso che ci volevo sopra in parapendio. E quella è la vecchia strada, in quella valle lì. Proprio stradaccio. Partiamo. Quando ti abitui, secondo me non ci fa nemmeno più caso. Questo non toglie che è una strada fuori di testa per tornare a casa. Ecco la corriera. Vedi che non vi dicevo cazzate. Probabilmente li mandano qua come tratta punitiva. Quando si devono vendicare di qualcuno che ha cazzeggiato a lavoro, li spediscono sulla tratta di Margone. Voilà. Che bestia questa.
Se ne frega un cazzo a questi. È stato un centimetro alle rocce. Io non so veramente come facevo a farla spessissimo sta strada. È vero che dopo ti accorgi quanto è esposta. Quando la fai spesso ci fai caso. Aspetta che voglio fare una foto. Mamma mia, che psycho. Totalmente psycho. Che poi guarda che guarda rail di merda hanno fatto qua. Minuscolo, porca troia. Qua praticamente manco c'è cazzo. Fanno una strada, porca puttana, metti un guardrail grande come una casa, 2 metri guardrail. No, l'hanno fatto qua, che finisce nel bosco al massimo. Vabbè, fuori di testa. Ora scendiamo dalla stessa strada. Ci facciamo un bel giretto intorno al lago di Toblino, che è veramente bello da vedere. Ma quanta gente sale, anche qua spediscono quelli che... Immagini il corriere Amazon che deve andare a Ranzo o a Margone. Ok, siamo tornati su strade un po' più umane. Adesso arriviamo giù, se passo. Arriviamo giù al lago di Toblino, che è veramente bello la vista. Poi rientriamo su in Valle di Cavedine. È venuta una settimana di freddo, ma adesso fa caldissimo, sto crepando di caldo. Ci saranno 18 gradi adesso, fa veramente caldissimo. Vigneti a sinistra, lago e vigneti a destra. Qua fanno il vino santo, famosissima zona per il vino santo, che è questo vino particolare da non confondere con vin santo toscano, anche se la procedura fondamentalmente è la stessa. Praticamente prendono i grappoli d'uva, li fanno seccare su dei graticci che prima erano in piccole canne di bambù e poi spremono quest'uva essiccata e ne viene fuori questo vino fantastico. Fanno solo in questa zona perché c'è l'influsso del lago di Garda che permette una buona coltivazione di questo tipo di vite e viene fuori un vino dolcissimo, veramente eccezionale. Poi deve stare minimo 7 anni in botte. Qua c'è il collegamento tra i due laghi, Santa Massenza e Toblino. Qua un'altra famosissima vista dell'Alto Garda col lago di Toblino e le sue vigne. Dovrebbero fare una passerella qua perché la vista è questa. E adesso dentro al castello c'è un ristorante, non so nemmeno come si mangi. Qua invece a destra passava la strada che portava sul Ranzo. La strada lassù si vede appena incisa sulla montagna. Passeggiatina. Adesso arriviamo qua in questo abitato di sarche che ora fa schifo. Ecco, adesso ricominciamo a salire, torniamo in Val di Cavedine attraverso questa strada laterale. Trattori, 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 raccolta dell'uva, raccolta delle mele, raccolta dei kiwi. No, dei kiwi no, magari. Oh sì, boh. Qua raccolgono di tutto. Questa enorme montagna qua sulla destra invece, proprio sulla mia destra, è il Monte Casale, con a fianco il Monte Brento, che sono famosi perché quelle due montagne sono collassate per metà dopo l'ultima era glaciale. Praticamente qua in mezzo alla valle, come vi ho detto, c'era un ghiacciaio enorme che la occludeva, un ghiacciaio di 2000 metri. Quando questo ghiacciaio si è ritirato, la pressione che esercitava sulle pareti è venuta meno. Quindi c'è stata questa frana post-glaciale, infatti la montagna è spezzata in due praticamente. E dall'altra parte è formato anche un deserto roccioso della montagna, dei risvidi della montagna, si chiama Marocco di Drò, quelle colline lì in primo piano. Qua la montagna è proprio venuta già a metà, c'è una ferrata famosa, 5 ore di ferrata, si chiama Ferrata Che Guevara, fatta una volta, bellissima, ma da portare un sacco di acqua perché che è sposta subito a destra, quella parete è sempre calda. Adesso qui sbucchiamo esattamente sotto Castel Madruzzo e questo meno castello qua, che qualche anno fa era in vendita per 5 milioni di euro e c'era specificato una parte anche abitabile. Fantastico, prendi 5 milioni di euro e non è nemmeno tutto abitabile. Bel carico di legna da ardere, faggio. Qua è bello perché è rimasto sotto il paesino che probabilmente era abitato dai servi del castello. Castel Madruzzo infatti si chiama. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia venuta un po' voglia di venire a esplorare questi posti, vi abbia dato qualche informazione in più. Iscrivetevi al canale perché farò spesso altri giri intorno al lago di Garda, intorno ai passi dolomitici, intorno alla Lessinia. Insomma, esploreremo parecchie aree non così conosciute al turismo di massa, ma spettacolari, ancora vere, ecco. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere nei commenti, se non vi è piaciuto non fatemelo sapere. Ci vediamo alla prossima. Ciao!